Buongiorno, bentornati in un nuovo vlog. Oggi è venerdì, sono le 2:15 e questa mattina non sono andata a lavorare perché ho dovuto fare una visita, le solite visite. E quindi sono rimasta a casa e subito dopo sono andata a fare la spesa. Volevo per questo farvi vedere un pochettino che cosa ho preso, tenendo presente che però le cose da frigorifero e da freezer le ho già messe in frigo e in freezer appunto perché da stamattina non andava bene tenerle fuori. Il resto invece con calma lo metto a posto adesso, anche perché tra la visita che è durata veramente tantissimo e il giro alla Lidl, che era una settimana e mezzo che non andavo a fare la spesa, quindi ho preso veramente un sacco di roba. Sono tornata a casa, sono riuscita a malapena a fare da mangiare per Luca che ha mangiato al volo ed è andato via a lavorare di nuovo. Vi dico però che da frigo di interessante ho preso 4 confezioni di macinato di bovino per rifare il mio ragù, perché l'altra volta ci era piaciuto tantissimo, quindi visto che tra l'altro ho trovato il macinato in offerta, ne voglio fare una bella scorta. E poi, se non sbaglio, sempre in offerta c'era la salsiccia Luganega, non mi ricordo mai come si chiama, comunque è la nostra preferita, ne ho prese due, anche quella in offerta. Poi ho preso il pollo aromatizzato che ho visto che parecchie persone hanno lodato su Instagram della Lidl in queste settimane. Tra l'altro io l'ho trovato in offerta anche quello e quindi l'ho preso. Ne ho preso solo uno però. Poi vabbè, ho preso la mozzarella, però queste cose non erano in offerta per fare la pizza per questa sera. Della pizza trovate la ricetta sul mio canale e anche del ragù lo trovate nel vlog precedente. Allora, eccoci qui, ho dovuto accendere la luce perché comunque è abbastanza buio oggi. E allora, partiamo da qua, ho preso quasi una cassa intera di latte scremato, questo senza lattosio perché sono intollerante e anche agli altri comunque non dispiace. Due confezioni di sale, uno fine e uno grosso, banane assolutamente verdi, se no né Alexa né Luca me li mangiano. Due pannocchie da fare quando acceniamo il camino, che facciamo anche la carne, così mi piace un sacco il mais tostato lì sopra. Una rettina di pomodori. Questi due, non so neanche come chiamarli, queste due confezioni di zucchine scure. Ho notato che la Lidl mi sembra che si stia un pochino convertendo al green anche per quanto riguarda le confezioni, e appunto questo ne è un esempio. Anziché di solito queste qui le trovo in una vaschetta di plastica e con il cellophane di plastica intorno, questa volta le hanno confezionate così. A me va benissimo. Tanto devo lavare tutto comunque con la mucchina, quindi è indifferente. Limoni, 5 limoni, questi qui sono quelli con la buccia edibile. Qui non c'è scritto, però nella cassetta c'era scritto. Tre cetrioli preferiti di Alexa. Praticamente sta mangiando solo questi, finocchi e pomodori ultimamente. Due buste di cuore di iceberg perché non c'era l'iceberg intero, non so se era finito o che altro. È la mia insalata preferita, è l'unica che riesco a mangiare tra l'altro in questo periodo e quindi ne ho prese due confezioni, così che comunque laverò comunque con la mucchina. Un tris di peperoni, uno per colore, verde, giallo e rosso, una retina di arance tarocco. C'erano anche sfuse, erano in offerta queste. C'erano anche sfuse in offerta, ma ho deciso di prenderne una retina intera perché tanto Alexa ultimamente le porta all'asilo perché stanno facendo degli esperimenti. Si mettono a spremerle proprio loro e a bere quello che riescono a spremere. È una cosa molto filo montessoriana, filo steineriana che mi piace molto del suo asilo. Quindi ogni tanto ne portiamo qualcuna all'asilo. La farina per pizza che userò per stasera, anche se non è periodo, ho preso una confezioncina piccola di fragole perché mi sembravano belle rosse e mi hanno fatto gola. Una confezione di cavolini di Bruxelles. Questa bottiglietta di aceto balsamico, di glassa di aceto balsamico, avevo preso l'altra volta anche l'aceto balsamico, quello normale, non fatto a glassa.
Però niente, questo mi piace di più. L'avevo preso la volta prima e mi è piaciuto di più, quindi torno a questo. Poi qui abbiamo un po' di pasta, due confezioni di spaghetti integrali, due confezioni di farfalle integrali bio e due confezioni di questa pasta che è della Combino e di solito ultimamente la pasta normale cercavo di prenderla alla Conad, tipo o della Rummo o della Garofalo che mi piace molto, però visto che questa linea nuova qui è fatta con grani italiani, sia il grano italiano che la molinatura è fatta in Italia, quindi boh, ho detto proviamo e in caso anche questo potrebbe essere una valida alternativa. Una confezione di questo muesli, non saprei neanche, cereali comunque al cioccolato. Con fiocchi d'avena anche dentro, molto molto buono, il mio preferito. Due confezioni di pan bauletto, una di grano duro e una con i cereali. Due confezioni di similmacine, che sono i preferiti di Luca e anche Alexa gli sta andando dietro parecchio. Ho preso questa confezione di dado, questo qui, come si dice, in gelatina, non so bene, non è quello che di solito prendo, io di solito prendo quello granulare, l'alce nero, però non c'era lì e ho voluto provare questo, diciamo, dai. Comunque ho visto che è senza, se non sbaglio, sì, senza glutammato e senza glutine, quindi per provare va bene. Questa è stata una voglia, castagne morbide, sono buonissime, le ho già prese, mi piacciono tantissimo, quindi l'ho preso per snack. La panna spray da usare con le fragole e anche sul caffè, in realtà. Due confezioni di gallette di riso con cioccolato e cocco, altro snack. Questo per i miei bimbi, perché ne ho due di bimbi, dovete sapere. Tipo Kinder cioccolato. Sono due confezioni e costavano la metà del Kinder cioccolato quello vero. In realtà l'abbiamo già provato ed è molto buono anche questo. Una confezione di miei succhini preferiti, che li prendo in emergenza quando mi sento molto molto giù, molto stanca. Se ve li ricordate, sono gli stessi che ho portato in sala parto quando ho partorito Alexa, quindi mi sa che da adesso al parto li prenderò spesso e volentieri. Una bottiglia di quest'olio non filtrato. Questa marca non l'avevo mai presa, ma io adoro gli oli non filtrati. Li preferisco di gran lunga a quelli extravergine normali. Perché ne basta di meno, fondamentalmente, secondo me, danno sapore senza dover abbondare con l'olio. E anche uno di olio di mais, in caso serva, lo tengo sempre. Poi vabbè, i sacchetti dell'immondizia piccoli e grandi, i miei salva stomaco perché quando ho forte acidità solo questo mi salva, anche l'altra volta con Alexa e anche stavolta è uguale. Me ne basta uno e già mi placa moltissimo i bruciori di stomaco. Poi una confezione di guanti perché era ora di cambiarli, taglia M. Mi sembrano così a sentirli più sottili di quelli che avevo preso l'altra volta. Però vedremo. E questo spruzzino detergente per il bagno perché avevo finito quello di prima, ho sentito parlare bene di questo e quindi ho deciso di prenderlo e provarlo. Questa quindi è tutta la mia spesa. Adesso la metto a posto. Ho trovato molto comodo oggi il fatto di aver diviso, come sempre, la spesa tra le cose che vanno in frigo e le cose che invece possono stare anche fuori dal frigo, perché appunto in episodi come quello di oggi, che sono molto di fretta e quindi devo mettere la spesa via in un secondo momento, avere le borse già divise dalla cassa è stato veramente molto utile. Io uso queste buste che ve le avevo già fatte vedere, ma ogni volta che le mostro ricevo un sacco di domande, ve le faccio vedere. Eccole, sono queste, sono quelle che si reggono praticamente da sole sul carrello, le mettete così e i bastoni le reggono da sole aperte, non riesco a farvelo vedere ovviamente, sono quattro, le mie sono anche abbastanza ormai ridotte male, ma dovete capire che hanno 4 anni e praticamente io avendole già tutte belle aperte nel carrello riesco a mettere, di solito dedico questa qui gialla alle cose appunto da frigo, da freezer. Quella verde a frutta e verdura,
quella grigia, i detersivi, le cose più ingombranti, tipo non so se prendo la carta igienica o cose così. E questo qui invece per tutto il resto in genere pasta e cose pesanti, lattine, eccetera, eccetera. Siccome per l'appunto ogni volta che le mostro, specialmente quando ho fatto i video al supermercato, me le avete chiesto in tantissime dove le avevo prese. Io vi dico, le ho prese su Amazon, però so che si trovano anche su altre piattaforme. Se trovo il link di Amazon, ve lo linko qui sotto, così lo potete vedere, potete valutare, però io ve le consiglio veramente tantissimo e dovrò appunto riprenderle anch'io perché mi stanno cominciando a scucirsi. A questa qui mi pare sta uscendo un bastone. Ecco, vedete, di qua sta uscendo un bastone. E quindi potrei anche mettermi a cucirle, però vedete, cominciano a essere anche abbastanza sporchine. Insomma, voglio sostituirle. E quindi dai, lo devo cercare già per me e se mi ricordo ve lo linko anche qui in info box. Allora, ho fatto la prima. Focus. Ok, ho fatto la prima mandata di verdure e frutta con la mucchina. Ne ho ancora dell'altra lì da fare, ma interrompo tutto, faccio dopo perché sono le 3:30 e devo andare a prendere Alexa. Comunque, in forno c'è anche il lievito e la pizza. Sì, ciao. L'impasto della pizza che sta lievitando, ce la posso fare. Sono stanchissima da stamattina che ho portato Alexa all'asilo, non mi sono ancora seduta un attimo e sto bramando il divano, veramente. Ci vediamo dopo. È tutta pulita, Vio. Fammi vedere com'è che lo pulisci. Anche il musino? Com'è che glielo pulivi il musino? E lui si lascia fare tutto. Pianino, però. Ah, sono coccole per te. La codina tutta pulita, le zampine. Ancora? Babbo, sei in super anticipo oggi, come mai? Come mai? Così. Basta? Dicevo, caspita, il giorno in cui io non vengo a lavorare, torni Già, anche hai visto prima. quanto produciamo prima? Cavoli, ma io sto anche in maternità prima, eh? Cavoli, io sto in maternità prima se Ale, vuoi. pianino arrivo. È vero che stiamo a casa? Intanto, qui ho preparato la pizza, tonno e salsiccia, come al solito, le nostre preferite. Non ho avuto la forza di preparare anche le patate, se no di solito facciamo salsicce e patate. Aspetto un attimo che il forno vada in temperatura e poi in forno. Allora, buongiorno di nuovo. E siamo qualche giorno dopo rispetto alle ultime riprese che avete visto. E purtroppo quel giorno, come avete visto, ero veramente di corsa, e sono arrivata a un punto che al pomeriggio non ce l'ho più fatta e ho dovuto per forza riposarmi, quindi ho lasciato perdere il vlog e non ho fatto più niente. Anche il weekend l'abbiamo passato a riposarci, tranne sabato, che sono andata a fare i primi acquistini per la nuova bimba. E niente, già che sono qui in camera delle bimbe, vi voglio far vedere un pochino come ho sistemato la situazione e vi faccio vedere tutti gli acquistini. Quindi partiamo un po', che vi faccio vedere già alle mie spalle si vede qualcosa, come ho deciso di sistemare momentaneamente i letti. E niente, magari mi date anche qualche consiglio perché in sti giorni lo sto rivoluzionando in tantissimi modi, non sono mai contenta, non sono mai in pace. Allora, qui non mi ricordo se ve l'avevo fatto già vedere anche su YouTube, ma sicuramente su Instagram sì. Abbiamo messo il Cura di IKEA, famosissimo Cura di IKEA,
È un letto reversibile, nel senso che si può anche girare dall'altra parte, il letto arriva quassù e sotto c'è tutto uno spazio per giocare. Per il momento lo teniamo così perché comunque Alex è piccolina, c'ha il suo solito tappetone antiurto se dovesse cadere e niente. Comunque lei già ci dorme da diversi giorni e sta benissimo. Niente, qui non è cambiato niente. Qua abbiamo messo tutti i giochi, tutti, una parte dei giochi. In realtà quel mobiletto lì penso di eliminarlo proprio perché tanto è mezzo vuoto. È stato comodo quando eravamo di sotto, che avevamo pochi giochini piccolini, però adesso non ce ne facciamo niente, preferiamo questo tipo di mobili qui. E niente, qui ci sta benissimo veramente questo mobile. La scritta probabilmente la sposterò e la metterò di qua in base a dove finirà il letto, se rimarrà lì o se si sposterà, però comunque ci sta molto bene. Qui c'è la solita libreria con la poltroncina. Qui c'è l'altra parte del mobile di Ikea, il Kallax, perché questo qui in realtà è di Lidl, sempre simile al Kallax ma è di Lidl, e questo invece è di Ikea, proprio il Kallax. E poi qui ho sistemato per il momento la culla, a cui dovremo rimontare prossimamente la sbarra che abbiamo tolto per quando Alex era più grande. Lì c'è sempre l'armadio, il resto non è cambiato nulla. Qui ci sono le solite cassettiere e adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato per la piccolina. Allora, in realtà non ho comprato solamente per lei, ma ho comprato qualcosina anche per Alexa. In più vi faccio vedere qualcosina che mi è arrivato di regali di compleanno, perché il 23 gennaio è stato il mio compleanno. Grazie a tutte quelle che mi hanno fatto gli auguri su Instagram, ho apprezzato veramente tantissimo che avete speso 2 minuti del vostro tempo per farmi gli auguri. Allora, per Alexa ve l'avevo fatto vedere anche appunto su Instagram mentre lo indossava, le piace veramente tantissimo, dice sono una principessa anche con questo, e è questo impermeabile, molto molto carino, come vedete ho risvoltato le maniche perché l'ho voluto prendere volutamente, quasi una taglia e mezzo più grande, perché voglio non solo che lo usi questa primavera ma soprattutto autunno prossimo, perché per questa primavera in realtà l'impermeabile ce l'avrebbe già. Fa vedere come sei bella. È bello? Ma lo fai vedere bene, perché così sei troppo vicina, vai lì. No, niente, non ce la facciamo. Non toccare. Io adesso scappo, così ti faccio vedere. Eccola! Ti piace? Sì. Sei Guarda. Proprio carina. Niente, non ce la posso fare. È della marca Boboli. Spero che si veda, vediamo, metti a fuoco. Non mettere a fuoco me. Ok, dovrebbe vedersi. Questa marca Boboli, il negozio in cui l'ho preso a Rimini si chiama Bamba, però ho visto che questa marca Boboli è venduta anche su Amazon. Ne avevo già preso tempo fa, anzi ce l'avevano regalato, un impermeabile molto molto simile della Tuk Tuk. Infatti erano insieme nella gruccia e le trovo molto simili anche come qualità. In pratica, oltre al di là dell'essere un semplice impermeabile, è anche imbottito con questo pile giallo, in questo caso giallo. Dentro la tasca c'è anche eventualmente da scriverci, metti a fuoco, i riferimenti della bambina, che è sempre comodo. E niente, in pratica questo qui costava 52,90 e io l'ho pagato sui 26 euro al 50%, quindi è stato un ottimo affare. Ripeto, ne avevo già un altro quando Alex era piccola, continuavo a cercarlo, ma il prezzo di 53 euro mi sembrava un po' elevato, invece così, perfetto. Poi, per il mio compleanno i miei cognati mi hanno fatto un regalino da Lush e mi hanno regalato questi 3 prodottini. Allora, questo è il Pearl Massage Bar, un olio da massaggio, io li uso tantissimo questi oli da massaggio. È questa barretta che in pratica quando uscite dalla doccia
con la pelle ancora calda, lo spalmate direttamente così sulla pelle e lascia tutta la pelle molto burrosa, molto morbida. Questa ha un profumo di rosa, mi sembra, molto delicato, però non di quelle rose stucchevoli molto forti, molto delicato. E in più anche questi granelli, questi cristalli all'interno che credo facciano un leggero scrub. In realtà questa non l'ho mai utilizzata, ne ho utilizzate da tante altre della Lush, però non vedo l'ora di provarla. Poi mi hanno regalato questo gel doccia, sempre alla rosa, che si chiama Rose Gem. Metti a fuoco. Ok. Rose Gem. E anche questo ha un buonissimo profumo, questo è un po' più forte come rosa rispetto a quell'altro, però comunque dovrebbe essere buono, sicuramente va centellinato. E infine Scrubby, adesso il nome forse non si leggerà più, Scrubby, che è invece sempre un burro, diciamo, sempre da fare il solito discorso quando si esce dalla doccia. In realtà questo va fatto sotto la doccia. L'avevo già preso, questo lo conosco benissimo, in pratica dentro tutti questi granellini, credo di caffè o di cacao, non mi ricordo, credo di caffè, ma non ci metto le mani sul fuoco. E in pratica sotto la doccia lo si usa dopo il bagno schiuma normale, e dopodiché si risciacqua e lascia la pelle molto molto morbida. Questo appunto fa un leggero scrub e l'avevo già usato e mi era piaciuto tantissimo, mi stava finendo, quindi apprezzato. Un altro regalino che è arrivato più che per me, per la nuova arrivata, come buon auspicio, sono state queste scarpine bellissime con Minnie col fiocchettino, appunto per la nuova arrivata. Mia suocera me le ha regalate e le ha scelte sul rosso, molto apprezzate. Le aveva fatte già anche per Alexa, mi sembra sempre o sul rosso o sul bianco. Passiamo invece agli acquistini proprio che ho fatto per lei. Allora, partiamo da una tutina che onestamente non è quella che mi convince di meno delle tre tutine che ho comprato, però era anche quella che qualitativamente e come sconto è quella che mi ha ingolosito di più, e quindi ho detto perché no. Tra l'altro sono andata con la mia nonna, la bisnonna delle bimbe, che continuava a insistere, ma sì, prendila per così poco, costa poco, prendila, vedrai, ti serviranno, bla bla bla, e quindi alla fine mi sono fatta convincere. Però questa è una di quelle che mi convince di meno. È questa tutina bianca con queste righine rosa sulla manica e questo orsacchiotto qui sul davanti, molto carino, Big Dreams for Little Girls, quindi molto femminile. La cosa che mi è piaciuta di questa tutina è che sotto ha la zampina, tutte e due le impronte. E questa qui da Primigi l'ho presa e dal prezzo pieno, che costava 22,99, quindi 23 euro, era il 60%, e quindi l'ho pagata sui 9 euro e qualcosa, mi sembra 9,20 euro, non vorrei sbagliare, comunque il 60%. È in taglia 55 cm perché appunto Alexa è nata di 51, questa sembra più o meno avere le stesse misure, quindi a meno che non nasca prima, io le tutine a 50 cm ad Alexa sono riuscita a metterle solo una volta, e poi le sono in ospedale, poi le sono passate di misura, forse gliele avrò messe due volte. Comunque preferisco prendere qualcosina di più grande, anche perché appunto qualcosina ho già, anche se Alexa è nata a giugno, questa nascerà ad aprile che sarà un po' più fredda, e quindi mi hanno consigliato la ciniglia. Per Alexa ho le tutine in cotone, un paio anche in caldo cotone, ma è un po' troppo leggera per il periodo, comunque vedrò lì per lì. Questa è la prima, appunto. Queste invece mi sono piaciute molto molto di più e sono, c'è tutta la sua scatolina, sono state prese nella solita bancarella in cui, se mi seguivate all'inizio della gravidanza con Alexa, vi dicevo che io in questa bancarella del mercato trovavo un sacco di cose. Infatti sono tornata e ho trovato anche qui
subito colpo sicuro due tutine. Allora, la prima è questa, carinissima, con i cagnolini, con i piedini, con questo motivo a quadri. E niente, mi è piaciuta veramente tanto. Questa penso che sarà una proprio di quelle che porterò all'ospedale, piccolina, nonostante qui in realtà la dia per addirittura 3-6 mesi, in realtà è molto molto piccola, è più piccola di quell'altra che vi ho fatto vedere. Le misure lì sono un pochino così, anche la tipa della bancarella me l'ha detto, comunque già lo sapevo e mi so regolare di conseguenza. Il tessuto è molto molto morbido, comunque sono cose che verranno lavate massimo 3-4 volte e poi usciranno di misura, e quindi molto molto valida. Questa l'ho pagata 8 euro. Infine, l'ultima tutina, sempre con la sua scatolina e tutto, è questa qui, che trovo veramente elegantissima. Questa forse è un pochettino più grande rispetto a quella di prima, forse è più simile come misura a quella di Primigi. La danno qui per 3 mesi ed è così, sul bianco e grigio, con questi cuoricini qui sul fianco, il collettino molto carino, ma la cosa che mi ha colpito più di tutti sono queste finte scarpine, finte ballerine. Sono un amore, con il bottoncino col cuoricino, mi sono piaciute veramente tantissimo e quindi l'ho presa. Questa è costata 10 euro. Sì, io non spenderò mai più di 10 euro per le tutine così dei primi mesi, perché appunto con Alexa sono stata contenta di non aver speso tanto, soprattutto per le prime tutine, perché ho visto che gli passano veramente troppo velocemente. Poi magari più avanti, quando vedo che più o meno l'età di Alexa cominciano a fermarsi un pochino, è una cosa che gli prendi, gli dura anche, metti, non dico un anno, ma quasi, allora comincerò a investire di più, come ad esempio per la giacca. E niente, questi erano i miei primi acquisti per la bimba. Volevo appunto condividerli con voi, sono molto emozionata. E i primi anche regalini, appunto. Voglio aspettare di essere in maternità per tirar giù tutti gli scatoloni delle vecchie cose di Alexa e fare, quindi cominciare a fare anche la valigia per il parto, per l'ospedale. Però già avere in mano queste prime tutine mi emoziona tantissimo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, anche se magari è stato un po' più breve del solito e un po' più rattoppato di qua e di là, ma purtroppo la stanchezza che mi sta prendendo in questi mesi è improvvisa e non ci posso veramente fare niente se non assecondarla e riposarmi, come è giusto che sia, penso. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!